Matteo Aglio e Paolo Scalera. Eccoci. Matteo, ma io non so, credo che ci siamo sbagliati perché sì. Siamo ad Assen, no? Dove ci sono le moto? E abbiamo caricato chi? Miodrag Couture, ma qui siamo in Formula 1. No, abbiamo sbagliato qualcosa. C'è qualcosa che non va o ce lo devi spiegare a te? Perché io l'ultima volta che mi ti ricordo era come braccio destro di Jean Todt, attuale presidente della Federazione Automobilistica, in Ferrari. E adesso sei qui nelle moto con chi? Con la Leopard Racing. Che fa anche le auto però, quindi c'è qualcosa, no? Sì, facciamo anche le auto, facciamo la Moto 3, la Moto 2. Avete vinto il mondiale l'anno scorso con Danny Kent. Sì, per il primo anno che siamo arrivati abbiamo vinto questo mondiale, che sono molto orgoglioso, siamo tutti orgogliosi. Tutto merito tuo naturalmente, la grande esperienza. No, il merito di tutta la squadra, perché quando si vince insieme, quando si perde insieme. Sì, mi sembra Maurizio arriva bene. Che uguale, è dalla Formula 1. Forse perché è la Formula 1. Ma che differenza c'è? Innanzitutto, cioè, grazie di essere venuto qua fra noi poveri motociclisti, una personalità come te, no? Cioè, voglio dire, Jean Todt, Carmelo Speleta, lo stesso Carmelo sa che fra lui e Bernie Eccleston c'è una piccola differenza. Come l'hai trovato questo mondo? Dici un po', perché siamo curiosi noi di... Ma è un mondo un po' diverso, diciamo, un po' diverso perché ci sono solo due ruote. E là è un vantaggio perché il motociclista non ha bisogno di quattro per stare in equilibrio. Però un mondo che mi ricorda molto la Formula 1 negli anni 90, magari, che è molto più aperto ancora, invece la Formula 1 di anno in anno si richiude. È un mondo molto più giovane, i tifosi qui sono ragazzi che arrivano, che hanno 5-6 anni, sono gli appassionati, poi anche gente che ne ha 50 o 60, quindi è un mondo molto, molto diverso a questo livello e molto più gioviale. Ma qual è la differenza, diciamo, di un po' di gestione, no? Raccontaci un po' il tuo lavoro, tu hai avuto accanto piloti come Michael Schumacher, quindi qual è anche la differenza nel rapporto con i piloti? Anche perché Michael è un grande appassionato delle due ruote, no? Sì, è un grande appassionato, ha corso anche dopo esserci ritirato dalla Formula 1. Ma la differenza, un team è un team, una gara è una gara, comunque il weekend si arriva, si lavora, si arriva il mercoledì e poi si prepara la gara. L'unica differenza nei team un po' più piccoli, diciamo, nelle categorie più piccole, Moto 3 e Moto 2, che durante la settimana, quando non c'è la gara, non è come in Formula 1 o anche in MotoGP, non è che lavoriamo sulle moto, le prepariamo, cerchiamo di migliorare qualcosa perché le moto sostanzialmente sono tutte uguali. Cioè, la preparazione si fa durante la gara. Sì. Allora che in Formula 1 si lavora tutta la settimana, si lavora sempre per cercare, gli ingegneri lavorano a casa per trovare delle nuove modifiche, trovare una piccola aletta, piccole cose. Che possono dare qualcosa in più. Poi quello che mi ha molto, molto sorpreso, diciamo, che una cosa molto differente è la gara. Una volta che abbiamo messo il pilota sulla pista, diciamo, la domenica, c'è la partenza, non si gestisce più niente, fa tutto da solo, quindi non possiamo più intervenire. Quindi non possiamo... tu hai deciso di venire nelle moto perché fai meno lavoro. Fece meno da fare. Guadagni uguale, ma fai la metà del lavoro. Un po' da pensionato. No, direi che comunque c'è da lavorare, perché non si vince una gara o un mondiale per caso, quindi durante...
non dico che durante la settimana quando non c'è la gara non c'è niente da fare, magari c'è meno da fare per i tecnici, però per noi c'è da gestire tutta l'organizzazione, i sponsor. Anche perché Leopard mi sembra che abbia delle ambizioni, è un team in crescita, no? Adesso... L'anno scorso Moto 3, quest'anno anche la Moto 2, e il prossimo anno? Prossimo anno rimaniamo dove siamo. Ma c'era, c'era un'idea, no? Che forse è slittata al 2018. So che vi siete anche parlati con Dorna. Ma allora l'idea c'è sempre, diciamo, però è un passo per il momento abbastanza difficile a fare per noi, perché è il nostro secondo anno dove siamo impegnati nel motomondiale, quindi dobbiamo aspettare, vedere, perché la Leopard è soprattutto una bibita, quindi noi siamo qui anche per promuovere questa bibita attraverso il motomondiale. Quindi per far concorrenza a Red Bull e Monster, diciamo? No, non assolutamente, perché Red Bull e Monster sono delle bibite energetiche, noi siamo una bibita naturale che ci dà ovviamente un po' di power, diciamo, un po' di energia, stimolo. Ma senza additivi, senza caffeina, certo. Quindi una cosa anche per i giovani, diciamo. Per i giovani, naturale, che si può bere da non lo dico nel biberon, però sì. Lo può bere chiunque. E quindi non è il nostro mercato, è per promuovere giustamente questa bibita, e quindi tutto dipenderà anche dai mercati. Adesso che i piloti sono sempre più giovani, mi sembra che sia l'ideale, no? Perché ci sono piloti di 16 anni, 17 anni. Sì, e poi è un prodotto che adesso abbiamo lanciato in Lussemburgo, è arrivato anche in Italia, sta arrivando in Spagna, che piace, sembra di piacere un po' la gente, perché è diverso. E poi anche la maniera come si presenta un po' il team, abbiamo fatto un po' di studi, sembra piacere a tutti, riceviamo sempre più complimenti, abbiamo sempre più tifosi. Senti, l'anno scorso avete vinto il mondiale, mi puoi raccontare un episodio particolare? Perché poi alla fine avete vinto il mondiale quasi sul filo di lana, perché il pilota si era un po' impaurito. Aspettavamo sempre, no? Questo mondiale, ogni gara dicevamo sì, adesso. Raccontaci un momento particolare. Ma ce ne sono stati parecchi momenti particolari, perché dovevamo chiudere quasi ad Aragon, poi Danny fa un errore da debuttante, diciamo, e cade e butta via tanti punti, quindi ci siamo detti alla gara successiva chiudiamo. Poi lui aveva una tale pressione sulle spalle che dal 71 che non vinceva un pilota, dal 77, dal 77, sì, 77 Barrichin, Barrichin, sì, allora, sì, mi sono confuso. E tu sei un automobilista. E quindi non riusciva più a supportare lui questa pressione. E aveva paura di sbagliare, aveva paura di cadere, quindi non era più al 100% come lo era all'inizio dell'anno, perché si vedeva anche in Malesia, si vedeva che poteva fare dei giri molto veloci, più veloci di tutti, e una volta che raggiungeva quelli che erano davanti si fermava. E a un certo momento io onestamente pensavo che andavamo anche a perderlo questo mondiale, perché lui con la testa non c'era. Come si fa in questi casi, quindi, come la squadra, come può intervenire? Si interviene, si parla con il pilota, si cerca di tranquillizzarlo, si cerca di motivarlo, e all'ultima gara prima di uscire per andare a combattere e portare a casa questo mondiale, quasi piangeva. E credo forse questo un po' queste due lacrime che ha lasciato prima della partenza l'hanno anche aiutato a rimanere. È vero che non è stata una gara eccezionale per lui, però ha fatto il lavoro, quello che doveva fare. Senti, tu ovviamente sei un po' anche il parafulmine della squadra e l'uomo
di grande esperienza nella gestione, per cui io ti vorrei domandare una cosa. È più difficile, è stato più difficile lavorare con Jean Todt o con Flavio Becca, che è il proprietario della squadra? Perché sono due caratterini mica da ridere. Ma è difficile con tutti e due, però diciamo che Jean Todt le corse è il suo mestiere e Flavio Becca il suo mestiere sono le costruzioni. Quindi le corse le conosce molto meno, quindi forse senza nessuna pretesa io gli posso insegnare certe cose. Si a fida, Flavio Becca, diciamo. Però a Jean Todt non c'avevo niente da insegnare, c'avevo tutto da imparare e quindi ho cercato di imparare il più possibile. Senti, e qual è la lezione di quei tempi che hai, che ti è servita poi per tutta la tua carriera? C'è una cosa? Ma la lezione ce ne sono state tante. La lezione è la precisione, l'organizzazione che aveva Todt, il lavoro, diciamo che si lavorava dalla mattina a tardi alla sera e che non si doveva mai abbandonare, diciamo, mai abbassare le braccia, sempre essere lì a combattere. Io mi ricordo quando siamo arrivati, perché sono il primo che sono arrivato con lui nel 93, che lui mi ha portato alla Ferrari, abitavamo insieme nella stessa casa, dopo ci ritrovavamo la sera tardi a cena uno davanti all'altro a mangiare e ci parlavamo. Io dopo 3 o 4 mesi sarei già andato a casa, perché era così difficile di cambiare le cose alla Ferrari a quest'epoca. E lui mi diceva no, dobbiamo tenere duro e ci arriveremo. È un uomo che sa stimolare la gente, che la sa motivare e che come dicevo non molla niente, e quindi è riuscito, e questo è molto importante, andare combattere fino quindi in tu fondo. Hai portato un po' anche questo sto metodo cercando, nella sto Leopard, cercando diciamo. Di portarlo, sto cercando di portare una certa organizzazione, perché soprattutto nella Moto3, che è una categoria molto più piccola, diciamo, di impostare un metodo di lavoro, di cercare di fare lavorare la squadra insieme, i tecnici, i meccanici, di parlarsi, di organizzare dei meeting, briefing, debriefing, quello che non esiste, che non esisteva, perché quando vedo il pilota durante le prove o durante le qualifiche rientra, lascia la moto, ha ancora il casco, parla con il suo tecnico, gli dice quello che pensa, fanno 2 o 3 modifiche, lui riparte e poi finita la sessione uno va all'hospitality e l'altro continua a lavorare sulla moto. Quindi non c'è, diciamo, una comunicazione giusta. Allora ho organizzato anche adesso che facciamo il briefing prima delle prove e dei briefing dopo le prove, così si parla di più, si può giustamente esprimere e dire tutte le cose che non vanno, perché non credo che in questi 30 secondi o un minuto che si parlano nel box si possa dire tutto. Ecco. Vedi, è un metodo già da MotoGP, sì. Vedi che stanno guardando avanti. Già. È il metodo giusto. Senti, ti diverti ancora a guardare? Io ti devo domandare qualcosa della Ferrari, perché poi tu eri in Ferrari eri inavvicinabile, no? Per cui io ne approfitto adesso. Non è vero. Ti togli adesso, le curiosità adesso. Stai vedendo la Formula 1, la stai seguendo? Hai visto l'ultima gara? Sì, l'ho vista. Che ne pensi? La Ferrari ce la fa con questa Mercedes o no? È dura, la Mercedes ha investito tanto, so che stanno lavorando anche a Maranello molto. Dai, ce l'hai qualche spia a Maranello ancora che ti può dire qualcosa? Sono degli amici, però a Maranello, però non sono qui per spiare, diciamo, non è che mi interessa sapere se ci sono delle novità o no, però so che lavorano molto, lavorano duro. Quest'anno è ancora, penso, l'anno della Mercedes, però la Ferrari si sta avvicinando e questo mi fa molto piacere.
Senti, ti facciamo una l'ultima domanda relativa alla, alla MotoGP, ma è una domanda proprio semplice semplice. Per chi tifi e chi vince il mondiale della MotoGP quest'anno? Io tifo Valentino Rossi. Perché lo vuoi prendere alla Leopard quando... Ma lui si magari sale sulla 250, vince ancora il mondiale. anche perché una 250 non corre più, magari la Moto2. E chi vince il mondiale? Chi vince il mondiale allora? Sarà dura. Spero che vince Valentino, se lo meriterebbe. Però lui, Marquez, Lorenzo. Ti ricorda Valentino un po' Michael Schumacher con la sua attenzione? Non ho mai lavorato, diciamo, non ho avuto questa opportunità, anche quando veniva Maranello io ero sempre preso, anche quando ho girato con la Ferrari io non ci ero, quindi però ho avuto il feedback quando ha guidato la Ferrari, andava molto forte, andava forte, quindi è uno certamente che è un grande lavoratore. Gli ingegneri, quando sono rimasti con lui per prepararlo a guidare questa macchina, lui ha ascoltato molto e si è visto subito quando ha preso la macchina in mano. Quindi certamente i grandi campioni lavorano, e come dicevo prima con Todd, è il lavoro che paga. Alla fine sì, uno può sbagliare una volta anche, però chi non lavora non sbaglia. E i campioni, si vede Hamilton, ha cambiato molto Hamilton. Hamilton per esempio i primi anni era una star da Hollywood, diciamo, lo è ancora un po' con il suo look, però si vede che è molto più concentrato sul lavoro. Beh, però l'altra settimana lì con i manettini non è che ci capisse molto. Comunque noi ringraziamo Miodrag e grazie. Grazie, vogliamo chiudere questa GP1 Car nella maniera migliore, nella maniera giusta, con gli auguri a Michael Schumacher. Sì, speriamo che si riprenda, purtroppo è stata una cosa difficile, perché è una persona fantastica. Io me lo ricordo quando è arrivato alla Ferrari, era in questi anni il nostro nemico, perché era difficile di batterlo e quindi non mi piaceva all'inizio, però ho imparato a conoscerlo, veramente un gentleman, una persona con un gran cuore. Quindi forza Michael! Forza Michael, sì. Grazie. Com'è andata? Bene, bene, bene.